Abbiamo anche salutato il capitano. La stanza segreta. Chi dorme su? È una mela o un pomodoro? No. No, io non ce la faccio, ragazzi. Sembra detersivo, però. Al negozio. Hi guys! Oggi, ragazzi, inizia la nostra avventura a Londra! Iniziamo mostrandovi il nostro appartamento per questo weekend. Ma quale chiavi scegli? Rosa, due chiavi giallo a disposizione, rosa o giallo? Scelgo rosa. Oh! Ecco la nostra stanza, ragazzi! Ciao! Piani sopra, hai due piani! Abbiamo due piani! Ho visto qualcosa di rosa! Su, togliamo le scarpe. Ottima idea! Andiamo a vedere la vista fantastica che abbiamo. Qui c'è la cucina e guardate che... Ale, non guardare la vista! Cioè? Guarda, hai visto che bella vista? Yeah. Possiamo guardare il bagno dei vicini. È carta igienica quella, è veramente il bagno dei vicini, ragazzi. Ma c'è anche il poggiapiedi. Beh, bello, dai. Beh, possiamo fare colazione con un po' di luce. Ma come smetti nei cassetti? Il bagno! C'è già il bagno? Cosa serve questo bottone? Accende. E questo? Intensità. Fidi pochissimo. Cosa hai fatto? Io mi sono stata io. Ah, sono vita tutto il segreto. Sono i saponi. I saponi, attenzione. Che cosa abbiamo? Conditioner, shampoo. Conditioner, cioè il balsamo. Le mani. Bene. E questo? Da bagno. E questo qua? E abbiamo anche le saponette. Uguale. Sarò morbidissimo in questa vacanza. Andiamo a vedere su. Prima di salire però, vi mostriamo l'ampia doccia. Marmata, mi piace. E l'English butter. L'English butter. Assomiglia all'Italian butter. Farai la P e come si chiama la cacca? La P. Saliamo? Andiamo a vedere. Scalette veramente piccoline. Io e Nicky dormiamo qua. No, a me serve spazio. Questo è lo spazio che mi serve. No, è bellissimo. Ma che puccioso. Il soppalco. No, qua dobbiamo dormire io e Nicky. Voi sul divano letto. Adesso apriamo il divano letto e vediamo qual è il più grande. La stanza segreta. Cosa c'è lì dentro? È davvero una stanza? Ma... ecco, dormono lì dentro, Ale. È fatta. Però non è per niente male. Ci sono gli asciugamani, il ferro da stiro e la sede da stiro. Qua c'è un gancio pericolosissimo. Però Davidino, stai attento qua, perché non vorrei mai... Hai ragione. Boh, ma io mi abbasso bene, posso c'è dormire qua. Capsula? Non c'è problema. Una capsula? Una botola! Chissà dove porta. Ma che sei alto, prova ad aprirla. No. Devi sapere che nei film, quelli un po' di paura, nelle botole si va sulla soffitta. Ci sono i fantasmi. Anche no. Ok. Vi dirò di più. È Ikea. Veramente? Sì, conosco l'etichetta, guardala. Non vi dirò ancora di più. Dici ancora c'è di più. C'è un armadio. Sì, ancora visto, più se... però è talmente sporco quell'armadio che io non ve lo consiglio. Sai cosa mi ricorda? No, facciamo così. Io e Nicky dormiamo sotto e voi due sopra. No, ci siamo andati a stare. A me ricorda lo sgabuzzino di Harry Potter. Sai quello dove lo mettono? Ma scusa, ragazzi, qua c'è spazio. Potete dormire qua voi. No, non ci sto io. Pensami così, vado coi piedi fuori, no? Così devi dormire. No, non posso, c'è la TV. Quindi vuol dire che la testa va messa lì, vabbè, e i piedi vanno messo lì loro, è chiaro. Scusate, ragazzi, se voi mi mettete così a guardare la TV, guarda dopo me. Vi distendete. Brave. Oddio, c'è un capello. No. Facciamo finta sia mio, ma... Dai, andiamo su. Io dormo su. No, io dormo giù. Dormo, oddio, cosa ho detto? Dormo su. Il letto è purato e sanificato e a posto. Molto bene, ragazzi. Io quel faccino lì niente, lo conosco. Continua a fare okay. Il letto. Ok. Allora, dobbiamo decidere chi dorme su e chi dorme giù. Come facciamo? Io, ragazzi, ho deciso. Con l'app GBR ho creato una ruota. Che... dove andate? Il cibo! Ma quello è il niente. Cibo! Quello è il cibo, ragazzi! Fermi lì, portiamo sull'app e decidiamo cosa... aspetta, Ale, è l'app che decide. Non abbiamo le caramelle buone, no? No! Noi grandi saremo responsabili del nostro destino! Chi dorme su? Ma prima torniamo un attimo indietro nel tempo, ragazzi, ci siamo dimenticati il volo. Siamo partiti da Venezia, 2 ore di volo con British Airways, abbiamo anche salutato il capitano e siamo atterrati ad Heathrow. Il bello di atterrare ad Heathrow è che con 40 minuti, 45 circa di metropolitana, si è direttamente in centro a Londra e questo è particolarmente comodo. Poi la British Airways, prenotata in orari un po' strani e molto molto in anticipo, riesce quasi ad arrivare al prezzo di una Ryan. Presa quindi la metro, che si paga tutto contactless sul momento, i bambini sotto gli 11 anni non pagano.
siamo arrivati a Earl's Court. Lì vicino infatti si trovava il nostro appartamento prenotato su Booking e vicino al Natural History Museum. Trovate tutte le info in descrizione. Chi dorme su? E la risposta alla piccoli! No! L'applicazione ci ha tradito, devo riprogrammarla. Guarda, ci stanno anche pulendo le ascelle. Stanno assaporando. Il programma di questi giorni, ragazzi. Mangiamo. Sì, adesso mangiamo. E ovviamente siamo a Londra. Quindi vado da Ale. Dove andremo, Ale? Da Harry Potter. Andremo ai Warner Studios. E lo vedete nei prossimi video. In questo video invece vi mostriamo la nostra casa. Quindi qua a Londra. E vi portiamo con noi a fare una spesa un po' pazza. A cui seguiranno degli assaggi. Ale, c'è la Nutella anche qui. Ed è pure in sconto. Oh, spread mamma, Nutella. È difficile resistere. Ma non compriamo troppe schifezze. Ok, solo schifezze. Pezze locali. Certo, non troppe, ma possiamo prenderne tante. Benissimo. È una mela o un pomodoro? No. Che caldino! C'è l'armadio caldo del cibo caldo. Occhio! Mi raccomando, attenzione. Che cos'è? Io non l'ho mai è visto. È frutto del drago. Frutto del drago? Non è che ti punge? Che cosa strana. Sì. Giovanni Rana è la famiglia Rana. Sembra detersivo però. Sì, prendi il latte, Mati. Non si chiama Scottex. No. Il mio cucciolo preferito. Il tuo cucciolo preferito si chiama Andrex qui. La regina è sempre la regina, giusto? Vabbè, sarà uguale. Il cane con la lingua di fuori propone la limonata rosa. Cosa dice, signorina? È rosa. La pasta di Peppa Pig in scatola. Spaghetti a salsiccia. Mi tenti, Niki, però guarda gli alfabeti. E cos'è? Sono gli spaghetti con le lettere. Gli alfabeti. È bellissimo. Guardate, ragazzi, oggi però dobbiamo assaggiarle. Allora, Niki... È la mia forchetta. Niki ha già assaggiato? Beh. No, io non ce la faccio, ragazzi. Sembrano immersi nel ketchup. Oddio. E quella salsiccia, che cos'è? L'hai assaggiata, Niki? No, non vai, so vai, assaggia la salsiccia. Salsiccia, salsiccia. Com'è? No, e se Niki fa quella faccia è grave, perché non riesce a rispondere. Lui è bravissimo, non riesce a rispondere. Tutto. Non sa di niente. Non sa di niente. Bene, ragazzi. Un po' come il mandarino. Lo faccio solo una volta, mi raccomando. Non è cibo sano. Non fatelo anche voi. E non ti dà una mano. Stasera io mi sono dedicata a frutta e verdura. Cioè, in realtà sto facendo un mix. In che ordine? Non sei capito proprio. Allora, abbiamo i rostis. Sì, patata cipolla. Al forno. Non abbiamo fatto al microonde. Quello insomma, avevamo. Le patate sono sempre buone. E quindi... Made in Britain. Xum. Momento, bevita strana. Molto strana, ragazzi. Abbiamo trovato la Fanta al gusto kiwi e fragola. Dai, metti. Dal colore sembra che la fragola sia la vincitrice. Vai. Dal sapore sarà il kiwi il vincitore invece? Al colore di ginger. Non so come dire, tropicale, sa. Io sento odore di caramella. Comunque, ragazzi, da quello che dite voi non si capisce. Cose da non fare prima di mangiare. Eliminare le salsiccette che non riusciamo assolutamente a mangiare. Matilda è scappata. Mati, dai, che c'è il tuo dolce preferito. L'abbiamo scelto per il nome. Il goo. Giro di goo. Pudu. È caduto il goo, ragazzi. È vetro. È vetro e non si è rotto. Magia del goo, ragazzi. Allora, questo goo deve essere un cheesecake. Dalle bolle fa un al caramello. Però guardate che bella la stratificazione. Sì, voglio il cucchiaio per goo, dai. Anche un colore da goo. Ma ci sono i cucchiai fatti apposta per il goo. I cucchiai? Ovvio. I cucchiai, un classico. I cucchiai. Li comprano al supermercato. Al negozio. Comunque diciamo che c'è anche il goo al cioccolato. Il certo, goo. Il gucciolato. Anche la, prima di assaggiare vediamo quanto con l'applicazione Yuka che è gratuita quando fa schifo e quest'app no vabbè no, dai sì, tre scarso su 100 non male, è un'applicazione che giudica quanti grassi, quanti zuccheri, sì, a volte c'è. Quindi anche 0 su 100. 3 su 100 è già, sì, ma va considerato nel totale del un dolce sì, esatto, parte svantaggiata. Comunque, ecco, voi non valutate questo video, vi consigliamo di guardare le nostre ricette fatte in casa che è molto meglio, ecco. Questo è un video assaggio. C'è uno strato di biscotto. Hai fatto un buco, Ale, un buco nel goo. Bellissimo. Sembra assaporare. Sa di caramello. Bene, sa di guramello. Basta. Ragazzi, l'ho mangiato, ho la bocca completamente appiccicata.
e crea anche questo ridalola incontrollabile, ragazzi. Lo smaltiamo domani. Ci vogliono almeno 10.000 passi per morso. A proposito di domani, finalmente iniziano le nostre avventure a Londra. Quindi noi, ragazzi, vi diamo appuntamento al video serio, che è il prossimo. E se questo video, ragazzi, vi è piaciuto, mettete un pollicione! E voi, ragazzi, non mandate giù tutto il gu. Ma iscrivetevi al canale YouTube GBR per non perdervi i prossimi video. Forse a causa del cibo la situazione è fuori controllo totalmente. Il gu è tossico. E noi, ragazzi, ci vediamo quindi al prossimo video. Ciao!